Hello, ciao, salam, tschüss, salve, bentrovati amici. Come prima cosa oggi vi parlerò del leader del retail per la moda bambino. Possiede il numero uno per negozi diretti, Kidspace, che con i marchi Frankie, Morello, Toys, Parlo Italy e Chi Sei Pretty hanno organizzato una super emozionante festa divertente, coinvolgente, sfilata al fine di presentare la collezione invernale 2014-2015. Sentite un po'. Una passerella, dei banchi, una cattedra e siamo a scuola! Suona la campanella! Iniziano le lezioni e si comincia con la lezione di francese. Chi sei, Pretty? Ci presenta delle francesine assai interessanti. Tu n'as pas d'autre vieux. Je sais parfaitement que tu mens. Tout le monde sait que tu me trompes souvent. Alors méfie-toi, je t'avertis. Bellissimo questo look. Ces bottes sont faites pour marcher et tu vas le regretter. Car je mettrai ces bottes un jour ou l'autre pour te quitter. Bellissime queste cardigan colorate. Et tu ne sais jamais où est la vérité. Comme tous les enfants, tu crois être un homme. Mais toi, dans ma vie, tu ne m'as rien donné. Ces bottes sont faites pour marcher. Et tu vas le regretter. Un abbinamento perfetto alla stampa a fiori. Con il rosso bordeaux. Ciao ragazzi, come state? Molto bene. Tu come stai? Io tutto a posto, grazie. Siete contenti di questa sfilata? Divertiti, ci siamo molto divertiti e è stato bello. Voi siete una coppia sul lavoro, come vi siete incontrati? 10 anni fa a New York e abbiamo deciso di mettere, di costruire questa cosa che avete visto anche oggi, insomma. Come ha avuto origine il vostro marchio? Ma ha avuto origine quasi per caso, era una sfida, volevamo cambiare le nostre vite, quindi abbiamo intrapreso questo percorso e così siamo arrivati ad oggi. Vi capita mai di litigare? Certo. Beh, ma non litigare nel senso, non è, è una discussione di idee diverse magari. Si hanno delle idee divergenti. Sì. Si discute, ecco. Litigare, ma no. È un termine un po' brutto, no? Chi di voi due è il più creativo? Guarda, facciamo entrambi, ci occupiamo di tutto, quindi comunque siamo creativi nello stesso modo, magari uno più in una direzione, uno più nell'altra, però siamo entrambi creativi. Dove avete trovato l'ispirazione per questa collezione? Le ispirazioni di solito sono diverse, nel senso magari ci capita di vedere un film che ci colpisce o la musica, un video musicale, ma anche a volte per strada, facendo un viaggio per strada si colgono degli stimoli e da lì poi si incomincia a divagare e a progettare la collezione. Vi faccio un'ultima domanda. Secondo voi che cosa non deve mai mancare nel guardaroba di una ragazza come me, ragazzina come me? Noi non crediamo in un oggetto, in un solo capo di abbigliamento, ma nell'idea di poter mixare cose diverse. Per cui sicuramente è una cosa comoda che ti fa sentire a tuo agio e che ti diverte indossarla. Per cui quando la indossi ti senti bellissima e sei comoda di fare quello che devi fare. Per cui non un oggetto, non un capo esplicitamente, ma tanti capi. Un rock elegante però. Ciao Claudia, come stai? Bene, tu? Bene. Ti sei divertita oggi?
molto, perché come al solito l'ambiente della sfilata è sempre molto giocoso. Rosa, ti vesti da solo o ti veste tua madre? Da sola. A te come piace vestire? Dipende dall'occasione, però jeans e camicia, quella è una specie di divisa che spesso, quasi tutti i giorni usiamo. Se si esce la sera e se vado in qualche, diciamo, occasione di lavoro, allora mi piace vestirmi da sera con degli abiti magari eleganti. Mi piace lo stile sia gonnone lunghe di chiffon, sia vestiti stretti. Cosa ne pensi della sfilata dei vestiti? Mi sembrano molto originali, divertenti. Ho visto queste... Le bambine avevano delle giacche, mezzi piumino, mezzi pelosi, che erano tutte colorate, divertenti. Te invece cosa ne pensi della sfilata e dei vestiti? Allora, i vestiti sono bellissimi, tutti colorati, e poi anche lo stile è molto bello, originale. Bello lo stile black and white. Bionda non la bevo, sai.